Nei canili italiani ci sono almeno 150.000 cani abbandonati. Dico almeno perché i numeri sono presuntivi, moltissimi sono i cani randagi che sono liberi, di cui nessuno si occupa. Sono tante le motivazioni che spingono degli esseri umani ad abbandonare chi hanno scelto come membro della propria famiglia. Alcune sono veramente abbiette, ci si stanca del cane o del gatto, si deve andare in vacanza, non ce ne si può più prender cura. Altre invece sono più serie, si è perso l'appartamento oppure per motivi economici. Qui siamo alla Muratella, che è il più grande canile di Roma. Quanti sono i cani che voi ospitate adesso? Allora, attualmente sono circa 400 cani. Ma un centinaio in questi due mesi li avete dati in adozione. Hanno trovato finalmente una famiglia, anche cani anziani che erano qui da tantissimi anni. Obiettivo? Obiettivo canile a zero cani. Senta, dottoressa, per venire incontro alle necessità anche economiche delle famiglie che vengono qui ad adottare un cane, che cosa state pensando? Abbiamo un progetto per le famiglie disagiate con il quale garantiamo presso alcuni veterinari convenzionati le cure, le prestazioni veterinarie di base. Però vogliamo fare di più ampliando questo progetto, ma anche dando degli incentivi alle persone che adottano i nostri cani. Dei servizi però. Dei servizi, sì. Che modo? Quello che vorremmo fare è garantire ai cani che escono dai nostri canili e quindi ai proprietari che se ne faranno carico le prestazioni veterinarie per tutta la durata della vita o gratuite per alcune fasce di reddito oppure a dei prezzi accessibili.